Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e bentornati in un nuovo video dedicato alle Energy Drink. Direttamente dagli Stati Uniti, ecco qui la Dr. Pepper. Questa marca è nota e conosciuta più che altro per la realizzazione di bibite cola, quindi varietà e varietà di bevande appunto gassate. Ebbene, ho scoperto che esiste la Energy Drink, e in virtù di ciò non potevo non provarla, o sbaglio? Ragazzi, ecco qua la nostra lattina di Dr. Pepper. Come suggerisce il nome, questa bevanda è stata ideata da un dottore che amava il peperoncino, quindi ha unito del peperoncino a una energy drink. Battute più schifose non potevo farne. Comunque il design è figo, mi ricorda prettamente quello della Psychic, una bevanda che si può reperire al Carrefour. Non ho più quella lattina, altrimenti ve l'avrei fatta vedere e l'avrei messa in confronto. Sta di fatto che questa bevanda qui ha taurine, nel senso che ha tante taurine, a differenza di una energy drink normale che ha una sola taurina, questa ha tante taurine. Stronzata peggiore non potevo dirla. Comunque, dicerie a parte, questa bevanda dovrebbe essere standard, poi non so se è stata arricchita con cola o che cosa. Sta di fatto che nasce nel 1885 la Dr. Pepper come, diciamo, azienda produttrice. Ovviamente sul retro troviamo tutte le precauzioni: non adatta ai bambini di età inferiore ai 12 anni, donne in gravidanza, eccetera, ingredienti, bla bla bla, ma ormai questa cosa la sapete a memoria, talmente le volte che io l'ho detta. È da 250 ml, quindi come una lattina di Red Bull, e il design mi piace, nel senso che ok, è standard, il fondo è color alluminio, però mi piace che sia stato decorato in questo modo, la scritta Energy così in orizzontale, questa spaccatura con tutta questa linea, con tutto questo design pieno di crepe che la rende veramente fantastica, e poi vabbè il logo, questo non può mancare. Direi subito di assaggiarla. Ragazzi, eccoci qua col nostro bicchiere, direi di aprire la Dr. Pepper. Il profumo è molto buono. E voilà, avevo ragione, ma prettamente ragione. Non mi sbagliavo. Questa energy drink è a base di cola, cioè proprio una cola energetica, quindi sarà l'unione tra una energy drink e una cola. Ma sento un aroma particolare, direi subito di scoprirlo. Direi ragazzi di provare questa Dr. Pepper, sono veramente curioso di scoprire qual è il sapore misterioso, perché dall'odore percepisco qualcosa di veramente favoloso. Allora, buonissima, perché veramente è buonissima. Ha un sapore che mi ricorda, ragazzi, non so se la conoscete, l'orzata. L'orzata ha quel sapore tipo di mandorle. È un sapore di mandorle misto alla ciliegia, perché si sente un po' di ciliegia, ma si sente anche un po' di orzata. Di solito l'orzata è venduta in bottiglie di vetro e la si diluisce, insomma ci sono tanti modi per preparare l'orzata, io da piccolo la amavo e vi giuro che è una cosa meravigliosa. Mi sembra, anzi sa appunto di orzata, è molto molto buona. Si sente la ciliegia, si sente il sapore classico dell'energy drink, quindi un pizzico quel sapore fragoloso che tutte le bevande energetiche hanno. E la cola. Ragazzi, la cosa che mi piace è che non è frizzantissima, numero uno, e la adoro il fatto che non sia troppo frizzante. Numero due, non lascia secchezza in bocca,
molto rinfrescante, a differenza di altre cola o di altre bevande energetiche che proprio lasciano secchezza in bocca dopo qualche sorso. Questa è ottima. Posso dire che la migliore energy drink che io abbia provato, parlo sempre di energy drink classiche. Quindi se dovessi metterla in una tier list, visto che è nuova e che non l'ho inserita da nessuna parte, la metterei in S. Quindi se dovessi fare una tier list, sarebbe la migliore tra tutte, perché è tipo cola, cioè qualcosa di assurdo. Ma anche tra le bevande cola la metterei in S, perché ho già realizzato una tier list dedicata alle bevande cola, ma questa qui, dato che ripeto è nuova e non l'ho inserita, anche quella la metterei benissimo in S. Veramente assurda. Come voto finale gli do il massimo dei voti, ma per il semplice fatto che hanno unito quattro sapori in simbiosi, creano qualcosa di perfetto e in più sono anche abbastanza distinti, perché se li si riesce a gustarli proprio uno per uno, cioè sul palato li riusciamo a riconoscere. Veramente senza parole, un energy drink ottima. Questa Dr. Pepper è qualcosa di strepitoso. Quindi mi raccomando, condividete questo video, lasciate like se volete che io provi altri energy drink particolari. E noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!